Ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Qualche giorno fa ho messo su Instagram una foto con qualche pacchetto che mi è arrivato da un paio di aziende e ho chiesto a voi se volevate vedere un piccolo video unboxing e visto che sono stata brava, ho aperto le scatole, ho dato una sbirciatina, ma non ho aperto proprio tutto. Oggi apriamo insieme due scatolozzi, sono cose che mi sono state inviate e insomma. E spero che vi faccia piacere, insomma, aprirle insieme e vedere un po' di che si tratta, visto che sono due brand a me molto cari. Molto spesso Lush mi invita a alcuni eventi nei loro negozi fisici qui a Roma per presentare le collezioni limitate diciamo, che loro fanno sempre o a tema stagionale o a tema delle festività. Quest'anno, in questo periodo, quindi un paio di settimane fa, ero stata invitata anche per la presentazione della collezione di Pasqua, però sfortunatamente l'incontro l'hanno fatto molto lontano da casa mia. Io avevo l'università fino a tardi quel giorno, non avrei fatto in tempo ad arrivare e quindi non sono potuta andare. Però la ragazza che si occupa della comunicazione di Lush, che si chiama Elisa, che saluto, è stata gentilissima da mandarmi uno dei prodottini della collezione. Mi sono scordata il comunicato stampa. Ok, eccoci, ho preso anche il comunicato stampa e mi hanno mandato ovviamente il comunicato stampa con tutti i prodotti che sono usciti con questa collezione limitata. È uscito allora una bomba da bagno che è la Which Came First, che credo sia quella che mi è stata inviata, questa qui. Una gelatina da doccia che si chiama Bouncy Bunny. Poi è uscita l'Ultraviolet spumante da bagno. E poi vabbè, ci sono ovviamente i soliti pacchi regalo e queste cosa sono? Un'altra bomba da bagno che si chiama Fluffy, una Golden Idea, un'altra bomba da bagno oro che dovrebbe lasciare tutti i glitterini e questo sapone che si chiama Somewhere Over the Rainbow, un pezzo di arcobaleno per scacciare i brutti pensieri. Questo fantastico pacchetto con le scritte Lush profuma tantissimo perché la sto tenendo in camera aperta, diciamo così, da un po' di giorni e tutta la camera sa di bomba da bagno. Ora mi sono comprata i fiori, quindi dovrò levarla perché vorrei sentire l'odore dei fiori, no? Di questa bomba da bagno. Comunque, in questo pacchetto fighissimo, che è pieno sempre dei loro soliti ciccettini per i pacchetti che credo siano fatti di amido, troviamo il pensierino che mi ha mandato Elisa, che è appunto la Which Came First, che è una bomba da bagno. Ora l'apriamo e poi vediamo quello che dice la confezione. Non vedo l'ora di utilizzarla. Stamattina ho fatto i vaccini, ho fatto il mantou per medicina e quindi non posso lavarmi per tipo 3 giorni, però appena mi potrò rilavare la utilizzerò. Madonna, fa un odore incredibile, guardate. Dio, da starnutire per quanto è profumata. Ed eccola qua. È praticamente un ovetto astronave, mi sembra troppo un'astronave questo coso. Mi sa che è già uscito qualche anno, quindi mi ricordo di averla già vista. È così. È un ovetto. Questa qui costa un pochino di più delle solite bombe da bagno di Lush perché costa 10, circa 10 euro, le altre costano 6-7 euro, perché in realtà sono due bombe da bagno in una. Cioè, infatti dice: divertenti sorprese al pompelmo e vaniglia tutte da scoprire, un coloratissimo uovo dai mille segreti che diverte e stupisce grazie a quello che nasconde al suo interno. Una volta aperta questa bomba da bagno ne svelerà una seconda più piccola a forma di adorabile pulcino. Regala un bagno dolce delicato grazie alla fragranza e ai profumi di agrumi. Sì, effettivamente sa di agrumato. E quindi praticamente voi l'aprite. Io non so se. Cioè, come faccio a salvare il pulcino una volta che la bomba è nella vasca? No, ma credo che io la debba aprire, sbriciolare la parte che voglio usare. Sì, tira fuori il pulcino. E poi utilizzo l'altra parte la volta successiva. E niente, quindi ringrazio Lush e non vedo l'ora di provarla nel bagno. L'altro pacchetto invece è di Elf, non c'è una scritta, però insomma è di Elf. Sono stata contattata sempre dall'ufficio stampa di Elf che mi ha dato la possibilità di ricevere alcuni loro prodotti perché ha avuto questo problema in cui per un periodo di tempo la vecchia società che lo gestiva era stata costretta a chiudere le vendite italiane. Adesso è stato rilevato, credo, da un'altra società, se ho capito bene, e quindi adesso Elf è totalmente disponibile sul loro sito, quindi potete acquistare tutti i prodotti che mi sembrano siano gli stessi o se non c'è addirittura qualche novità. Mi hanno mandato 4 prodottini. Se vi piacciono questi prodotti, io volevo fare un video test su strada, un video faccia del giorno con utilizzandoli. Allora, da cosa partiamo? Mi sono stati mandati 2 prodotti occhi, un prodotto viso e un prodotto labbra. Allora, mi hanno mandato della linea base,
una matita. Questa qui è della linea base, si chiama 1003 Black, Instantly Brightens and Defines, Sharpener Included. Quindi ha questa matita, che come vedete ha anche il temperino qui, è nera nella colorazione, appunto black. Non l'ho ancora provata, vedete, sono stata brava, ho aperto il pacchetto ma non ho aperto le confezioni. Dall'altro anche il pacchetto di Elf con tutta la carta fucsia, è fighissimo. E questa è appunto la matita. Sulla mano scrive abbastanza bene, è nera, non è molto dura, non è neanche morbidissima però, e appunto ha il temperino incluso. Se sentite il rumore di sottofondo è mamma. Poi della linea minerale, che è una linea di Elf che non ho mai provato, che però mi ispira tantissimo, mi hanno mandato questo qui, che è un ombretto, si chiama... è la colorazione Glamorous, è una shadow, quindi, ed è fatto un po' come quelli di Neve Cosmetics, quindi è in un pottino, il pottino si apre e appunto c'è la polverina all'interno. Aiuto, forse queste cose che non l'ho voluto fare prima, però forse l'avrei dovuto fare. Devo fare finta di essere una fantastica youtuber, in realtà non farlo. E questo rosa antico, spero che sia da qualcosa, con un po' di glitter all'interno. È carino anche su tutta la palpebra, se viene ben definita la rima interna di nero. Poi, ultimi due prodottini. Un prodotto viso che sono contentissima di poter testare, che è della linea studio di Elf, ed è uno dei blush che sono molto molto famosi. È uno dei blush della linea studio di Elf, che è la linea, diciamo, più famosa di Elf, di cui io ho sempre sentito molto ben parlare. E questo qui si chiama la colorazione Candid Coral, che è una colorazione che io già avevo sentito, però qui in realtà c'è la scrittina new, quindi chissà, ora lo apriamo insieme. Questo qui, devo dirvi la verità, ero troppo curiosa e già l'ho swatchato. È un colore molto carino, molto chiaro, ma allo stesso tempo molto luminoso per l'estate, primavera. Insomma, mi sa che con l'abbronzatura sarà più un prodotto da, diciamo, più da illuminante. È fatto in questo modo. Ha quindi lo specchietto, da qui potete vedere il colore fuori. Poi abbiamo un aggeggino di plastica, che leveremo, e questa qui è la colorazione. È lo stesso, vedete, non è molto molto invadente, pure troppo poco invadente, è quasi più illuminante che altro. Mi sa che qua non si vede niente, è questo qui. Sul viso sicuramente farà un effetto diverso e sarà da testare. Comunque poi vi faccio sapere, vi aggiorno, vi vengo aggiornate su queste cose. Ultimo prodotto che mi è stato mandato è un prodotto che veramente sono curiosissima di testare, perché fa parte di una linea che io avevo già provato, molto simile a questa l'avevo già provato in passato e mi era piaciuta un sacco. Io avevo, questo è Lucious Liquid Lipstick, questo qui sempre linea base. Io avevo, questa alla spugnetta, avevo quelli col pennellino, ne avevo un paio e li avevo adorati quando avevo fatto gli ordini da Elf, li avevo comprati io. E... questo qui è nella colorazione Pink Lemonade. Ora ci vorrà un'ora a farlo uscire, perché se è come quegli altri ci vuole tantissimo. Questo è proprio carino. È riglessato, molto estivo secondo me. Guardate che bello. È un rosa carne, però ricco di riflessi, proprio caruccio. Vedremo poi sulle labbra come sta. Forse per fare un look tutto sul rosa non è male. Tutti, diciamo, questi prodotti forse uniti insieme per fare un look abbastanza estivo, però sul rosa, quindi un po' come piacciono a me. Un po' così secondo me potrebbe andare bene. Magari facciamo appunto una faccia del giorno, un trucchiamoci insieme per testare questi prodotti. Ragazzi, quindi questo era tutto quello che vi dovevo dire, che vi dovevo far vedere. Non ho ricevuto altri pacchetti, quindi abbiamo aperto questi insieme. Spero che il video vi piaccia e noi ci vediamo alla prossima. Fatemi sapere che video vorreste vedere. Io spero di fare il video dei preferiti del mese di marzo, anche se in realtà non ho tantissimi prodotti da mostrarvi o cose, forse parleremo più di cose random. Scappo a non so che fare, forse a studiare dovrei, e noi ci vediamo al prossimo video. Ringrazio Elf e Lush per i pacchetti. Ciao!